Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della roulette. E questo video è per tutte quelle persone che credono che si può riuscire a guadagnare tantissimo, che si può riuscire a vivere giocando alla roulette. Ragazzi, non è così. Adesso ve lo spiego, è semplicissimo. La roulette è come la frase "il cliente ha sempre ragione". La roulette vince sempre, non c'è niente da fare. Il casinò deve guadagnare, quindi se su 10 persone 5 vincono 100 euro, le altre 5 vi posso assicurare che perderanno 110. Quindi non c'è via di scampo. L'unica, diciamo, maniera per cercare di ridurre il rischio e cercare di guadagnare qualcosina tutti i mesi. Quindi pensate anche al casinò come nelle scommesse, come un investimento. Quindi cercare di portare a casa anche 70-80 euro tutti i mesi, ragazzi, vi posso assicurare che è un ottimo obiettivo con la roulette. Sì, ma che metodo, che strategia dobbiamo utilizzare per guadagnare? Ragazzi, qualsiasi strategia, qualsiasi metodo che andrete a utilizzare, conta poco. La cosa più importante è giocare in un breve periodo. Se ci fate caso, ogni volta che entrate in un casinò online c'è un tempo di gioco, un tempo di connessione, ogni volta che entrate, ovviamente si aggiorna. E questo fa sì che il casinò, elabora dati su di voi. Ovviamente con i loro software riescono a capire che metodo state utilizzando, quanto state vincendo per cercare in un lungo periodo di farvi chiudere in negativo. Quindi datevi un obiettivo reale, no 500, no 1000, no 2000 euro al mese, perché ragazzi difficilmente il casinò vi farà vincere questa cifra. No, magari 90 euro al mese, sono dividendo per 30 giorni, sono 3 euro. Quindi in 10 minuti si possono tranquillamente vincere. Un'altra cosa molto importante, non tenere, okay, non tenere tanti soldi nel conto gioco quando si gioca alla roulette. Quindi con 20 euro massimo potete tranquillamente iniziare. Perché dico 20 euro massimo? Perché la maggior parte delle persone fa l'errore di guadagnare, di cercare di guadagnare molto di più, ma alla fine perdere i suoi soldi. Ragazzi, un'altra cosa molto importante, quando entrate per giocare alla roulette, entrate con il minimo indispensabile. 20-30 euro credo che sono più che sufficienti per guadagnare i 3-4 euro al giorno, anche se vedete, che il groupier lancia la pallina, ragazzi, il software già sa più o meno dove dovrà cadere la pallina. Quindi mio consiglio di arrivare a 50 euro, ritirate 20, arrivate a 50, ritirate 20, arrivate a 50, ritirate 20. Perché? Perché prima o poi, ragazzi, andato di fatto, vi toccherà perdere tutti i 30 euro. Però facendo così, magari cercate di stare sempre in positivo. Ragazzi, il video finisce qua. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, del mondo della roulette. Ovviamente ci sarà qualcuno che sarà d'accordo, qualcuno, che no. Se si può evitare di giocare alla roulette, ragazzi, è sempre meglio. Però se dovete farlo, fatelo sempre con responsabilità. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, lasciate un bel like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Continuamos. Últimos segundos. Suerte. Suerte. Dale más suerte.
56. Rojo para pasar, trazado una tercera columna en el otro de los nombres. Continuamos, mucha más suerte, venimos al tercio. Últimos segundos y continuamos. Tardamos, mucha suerte. ¿Otro día más? A ver, cuénteme. Ah, y usted también, por favor. Contento siempre, ¿eh? Que si no gastamos mucha energía. Vale, usted acuérdese de Monstruos S.A. Monstruos S.A. sacaba la energía de los gritos, de los niños, de los sufrimientos. El tema de no repartir la tercera columna. Y el sufrimiento da mucha energía, efectivamente. Pero Mike Wazowski se dio cuenta de que con la risa sacaba mucha más energía. Así que, a por ello. Pero vamos, si usted no ha visto Monstruos S.A., tiene que verlo. Se lo prometo. Pues sí, sacaba la energía de los gritos de los niños. Sí, ya lo digo. Sacaba la energía de los gritos de los niños. Era el monstruo que aparecía por el armario. Hasta que se dieron cuenta que con la risa sacaba muchísima más energía. 34 rojos para pasar, la primera columna, la primera columna. La niña es Boo, sí. Claro, la llaman Boo. ¿Usted no ha visto la peli? Es que no se la quiero destripar. A la niña la llaman Boo porque la niña no sabe decir ninguna otra palabra. Y entonces cuando ve al monstruo dice Boo. Pero la niña la llaman Mary, en realidad. ¡Sí! Pues búsquesela, es muy divertida. Y los dobladores en español son la bomba porque son Santiago Segura y José Mota. Sí, sí. El doblador del hombre malo no sé quién es ahora, No sé quién es el del malo. No de rojo para pasar, la primera, la tercera columna, los malos, continuamos. Hay un lagarto malo. Y continuamos. Cerramos mesa, suerte. Pues mire, yo se la prometo, o sea, se la recomiendo. A mí hay muchas pelis de Pixar, o de Disney, mejor dicho Pixar, o DreamWorks, no sé, que me gustan mucho. O sea, más allá de las Pixar y empresas Disney, tienen mucha, la de al revés, está bien también. 33, nadie para pasar, tratado de la columna, en la de los naves. Continuamos, muchísima suerte. Último segundo, discúlpame, por favor. Randall, es el mejor, efectivamente. No sé si es un lagarto, un camaleón. Cerramos, pues, entre lagarto y camaleón, sabandija, sanguijuela, por ahí. El doblador es Pedro Molina. Espere, espere. ¿Ese no es el actor secundario Bob? Sí, me suena muchísimo ese nombre. Dos de rojo para falta. Primera zona de la columna. Primera de los nombres. Continuamos. Muchísima suerte. Últimos segundos. Yo creo que sí, Continuamos. Pero bueno, ya le digo. José Mota es uno de los dobladores. José Mota. ¡Dale, mejor suerte! Que Santiago Segura. Fiendas al 10, negro, par y falta, primera vez en la primera columna, en la ronda de los hombres. Continuamos, muchísima suerte. Últimos segundos.